Cosa ti aspetti da tutto questo? La pace, come te, la stabilità. Una terra in cui vivere fianco a fianco, liberi e uguali. Perché non sei nella confraternita? Mio padre era un assassino, e assai abile anche a quanto ho capito. Ma spero di avere figli un giorno. È difficile vivere in due mondi allo stesso tempo. Così, ho scelto questo. È comprensibile. Aiuto quando posso. Per questo sono qui. Oh. Cosa sai dirmi di Thomas Hickey? Al momento gestisce un giro di falsarici. Trova il cubo della sua banda e potremo farlo arrestare. Non può ucciderlo. Sai dove si trova? Non proprio, ma forse so dove iniziare a cercarlo. Questo non fa altro che avere loro felice e rende felice anche i suoi. Vogliamo tutta la verità! A seguito. In giro si dice che qui circolano molti soldi falsi. Senza dubbio opera di Thomas. Cosa volevi fare? Questo non è denaro, è carta colorata. È l'ultima volta che provi a fregarmi. Guardie! Amatori e pubblico interessato. Egli dice, no, solo latte. Se gli altri non bevono birra, allora non la bevo nemmeno io. Non è divertente. Ah sì, anch'io lo conoscevo bene. Un bravo uomo, si preoccupava sempre per gli altri. Solo un bicchiere di una puttana, porta il tuo brutto muso da un'altra stanza. Thank you.
Scendete! Con stupide bugie. Tutte bugie. Dopo che il sole estivo vi avrà costretto all'ombra, non parleremo. Bevete il tonico con rubaspina di terra. Degli avvocati della città al Blue Board. È richiesta la presenza di tutti i membri dell'ordine. Solo un bicchiere di giauria. Ho saputo cos'è successo al mercato. Il capo dice di andare tutti alla bottega. Colpiremo questa notte. Preoccupato per la faccenda delle guardie, vi dico che non è nulla. Non ho avuto nessun problema da quando gli ho segnato. Certo, cerco di tenermi a debita distanza. Non posso credere che lo faremo davvero. Saremo eroi. Quelli che hanno messo fine a tutto questo parlare di rivoluzione ci tratteranno come re, vedrai. Rivoluzione. Un branco di piantagrane pronti a rovesciare carri. Brava gente. Noi? Certo, io, te e i. Siamo poveri diavoli che lottano per cavarsela in questo mondo freddo e crudele. Chi sei? Thomas Hickey? Forse. Che ti importa? Ma quelli come te sono tutti morti. Sarà meglio rimediare subito, direi. Addosso! Prendetelo! Là! Prendetelo! Suonategliene! Fategli vedere chi comanda! Cerca
Cerchi di sfuggirci. Vedi di andartene. Quel denaro è mio. Ma sono... Quanti sono? Sono del signore. Sì, ma molto meno. Tocca quei soldi e ti uccido. Giù le mani, è roba mia. Denaro, denaro. Ma dove? Sì, provateci pure, bastardo. Non ti è tanto fatto, provaci. C'è dell'oro. Monete. Ehi, Onese, guarda così. Devo venire più spesso. Morite, bestie schifose. Sta fermo, non farai più del male. Sei matto a mischiarti in faccende che non conosci. Washington è l'unico che può tenere unito l'esercito continentale. Se lo uccidi, muore ogni speranza di libertà. Ti sbagli, amico. Senza di lui dovranno per forza promuovere lì. E allora? Siete entrambi in arresto! Ecco! Ci stavamo solo chiarendo, agente. Non c'è niente di male in due uomini che si confrontano alla vecchia maniera. Non potremo... Zitto! Con quali accuse? Contraffazione! Io non c'entro nulla. Certo che no! Sentite, ci sono cose più importanti in ballo qui. Quest'uomo... Tu. Ti sono mancato, caro? Eh? Non dici niente? Se tu sei qui, Washington è salvo. Vero, vero. Ma vedi, mi sa che mi hanno graziato. Vi ringrazio del vostro aiuto, amici. Che non ci siano altri errori, Thomas. Siamo intesi? E l'assassino? È qui. L'hanno messo nella cella qui accanto. Non li abbiamo ancora uccisi tutti. Sistemalo tu, Charles. Sì, signore. Che si fa? Tu sei quello del Congresso Continentale. Il cane da compagnia di Adams. Forse ho un'idea. Già, due piccioni con una fava. Dimmi. A tempo debito. Tanto l'assassino non può sfuggirci. Per ora cercheremo di trovarti una sistemazione migliore. Ma di che parli? Pensavo di uscire di qui. Temo che resterai qui per un po', grazie a Benjamin Talmadge. Ha dato aria alla bocca, raccontando un sacco di cose. Sei accusato di aver tramato l'assassinio di George Washington. Che manica di imbecilli, pensavo aveste sistemato tutto. Ne discuteremo altrove. Sì, certo. Anche scalati e pergolesi. Oggi è così per riuscire la nostra cosa. Bello sia riuscito a farceli avere. A dire il vero si tratta dei miei vicini tedeschi. Sono molto cordiali. Questi maledetti cavoli puzzano da morire. Direi che è caduto per più. C'è ragione, dite. Beh, ci sono parecchie quaglie in quella zona della boscaglia. Purtroppo sono molto scomode da attaccare alla cintura. Spero che quello non sia il pranzo. Certo. La domenica ripongo gli attrezzi del mestiere per suonare la prima con loro. Un passatempo rilassante e appagante. È quello che dicono, ma quando sono... Non hanno badato a spese qui. Adesso basta! Dammi retta, sta cercando di evadere. Possiamo aggregarci a lui? Sì? E cosa te lo fa pensare? L'ho visto che intagliava qualcosa in cortile.
Se l'ha infilata in tasca quando mi ha visto. Sembrava una chiave. Sarà un coltello? No, Mason non combatte. È uno che parla e sta alla larga dai guai. Wims il furbo lo chiamano. Un vero bastardo. Avanti, Finch. Non è così male. Mi ha insegnato un po' a scrivere. Manderò un biglietto alla mia bella. Credi che quella zozza sia lì ad aspettarti? Che si mantenga pura solo per te? Scommetto che sarà già nel letto di un altro. Magari di altri due. Chiudi quella bocca o te la chiudo io. Stai buono, scherzavo. Sì? Non era affatto divertente. Anch'io lo conoscevo bene. Un bravo uomo, si preoccupava sempre per gli altri. Molto generoso. Sì, vabbè. Ho cercato di tenere quei maledetti fuori dal giardino. Ma continuano a ritornare. Quella femminuccia. Lo spilorcio. Non avrebbe il coraggio di fare una cosa simile. Non lo vedrete mai se... In piedi! Sì, certo. Hack, Scarlatti e Pergolesi. Ma dove andiamo? Stai fuori dai guai o finirai nella fossa! È magnifico che abbia trovato il coraggio di adoperarlo. Augurategli ogni bene. Oh, già che siamo sull'argomento, hai trovato un nuovo assistente? Che cazzo guardi, mezzo sangue? Non capisci l'inglese? È così? Devo inculcarti il buon senso a suon di pugni! Speriamo di avere presto notizie. Serviva su una nave postale, lo sentivamo regolarmente. Dovrei cercare di trovare questo Wims. Se vuole scappare, forse può aiutarmi. Sembra una ragazza appassionata. Incline a simili. Ma è orribile. Mason Wims? Forse. Mi serve il tuo aiuto. Eh? Dicono che sai come si esce. Dicono un sacco di cose. Non ho tempo per giocare. Peccato. Speravo ti andasse una partita con me. Mi piacerebbe. Grazie, no. Non bene. Conosci le regole del gioco? Credo che alleverò i maiali. Nessuna volta. Visto che sai già chi sono io, qual è il tuo nome? Connor. Piacere mio, Connor. E li mettevamo in una grossa giacca. Poi il nonno versava la sua miscela speciale di... Bella mossa. Dimmi, cosa ti porta Bridewell? Sono stato accusato ingiustamente. Lo dicono tutti. Tu non mi credi? E perché dovrei? Hai l'aspetto di un bruto. Ti sbagli. Sono un uomo onesto. Eppure ti trovi qui in prigione. Dimmi, come sei finito in questo posto? È una faccenda privata. Come lo è quello che chiedi a me? No, e poi? No, non mi ero ancora spinto così lontano. Lo hai o non ho mai capito cosa... Volevo impedire un omicidio. Oh, qualcuno di famoso? George Washington. Pensavano di divertirsi di nuovo burlandosi del povero Mason. Che sciocchi, tutti quanti, a ridere di una cosa del genere. Ormai sono mesi che... George Washington è un uomo assai coraggioso. Un fratello leale, unico nel carattere, inflessibile nelle convinzioni. Quell'uomo è il nostro Giove Capitolino, destinato a portarci non solo alla libertà, ma alla gloria. Chiunque sostenga il contrario, o è stupido, o è traditore. Allora capisci perché ho bisogno di andarmene di qui? Se non mi aiuterai, lui morirà. Oh, già che siamo sull'argomento, hai trovato un nuovo assistente? Dici sul serio? È così? Dicono che sia piuttosto divertente, ma non sono... Molto bene. Ma c'è parecchio da fare. Vedi, tutto dipende dalla chiave che ho creato. Ma quel rozzo di Finch l'ha rubata. Ci ho messo 3 mesi a realizzarla, sai? Devi recuperarla, o non si va da nessuna parte. Consideralo fatto.